Grazie ancora Augusto, a Giancarlo, a te, al presidente Vertincasa, a questo posto, la Legione dei Carabinieri che ci ospita. Insomma, sembra veramente una riunione di famiglia che però ha delle finalità molto precise. D'altra parte la sede di precisione. Noi stiamo lavorando molto in Federico II su questi temi. Potete vedere tutte queste sigle. Sono miliardi di cose da fare, insomma, così responsabile del progetto PNR On Food, tutto quello che vuol dire medicina di precisione per la nutrizione, come utilizzare la nutrizione per prevenire o curare alcune condizioni. Medi Health Lab, dieta mediterranea, ce ne facciamo tutti quanti una bocca enorme, ma cosa si può tirare di fuori di preciso dalla dieta mediterranea nel 2024 per creare nuovi integratori in modo che anche il nostro generale è contento? E così via, una serie di altre cose. Queste altre cose si incastrano bene sul mondo pratico, perché a noi come medici innanzitutto ci fa piacere studiare, valutare il mondo pratico, il mondo reale, che cosa possiamo fare. Purtroppo le notizie quando parliamo di allergie alimentari non sono buone. Corriere della Sera di alcune settimane fa, boom di allergie alimentari nel mondo, soprattutto nel mondo che ha a cuore un tipo di stile di vita, un stile di vita considerato occidentale. Faceva riferimento a degli studi fatti in Inghilterra e faceva riferimento con orgoglio anche a uno studio fatto molto recentemente nella nostra regione in Campania. Questi sono i dati inglesi, anche il più distratto di voi può vedere che c'è un considerevole aumento dei numeri di casi di allergia alimentare nei bambini inglesi negli ultimi 10 anni solamente, e i dati sono ancora peggiori nella nostra regione, un campione di oltre 100.000 bambini seguiti negli ultimi 10 anni dai nostri pediatri di famiglia, aumento di oltre il 30% nell'intera popolazione pediatrica, quindi 0-14 anni, aumento di oltre il 120% quando parliamo di bambini da 0-3 anni, che poi è l'età pediatrica più interessata dalle patologie allergiche, delle allergie alimentari in particolare. Se tu porti questo numero dalla Campania sull'intero territorio nazionale, abbiamo in questo momento oltre 100.000 bambini affetti da allergia alimentare, un numero quasi doppio rispetto ai celiaci, rispetto ad altre malattie indotte da alimenti, con dei costi davvero insostenibili. Per esempio, l'allergia alimentare più frequente nei bambini italiani è l'allergia alle proteine del latte vaccino, è la malattia allergica più cara da curare, perché la mamma, che non ha la possibilità di fornire il latte del proprio seno al bambino, deve comprare delle formule speciali, e queste formule speciali costano anche fino a 4-6 volte in più. Quindi la classica scenetta nel nostro dipartimento è: professore, grazie a questa bellissima diagnosi, mio figlio sa una bellezza. Dopo un mese, professore, grazie ancora alla diagnosi, ma come facciamo a farlo guarire? Perché noi non riusciamo più a mantenere il costo per la gestione di questo bambino. E poi questi bambini hanno rischio di sviluppare altre malattie allergiche, la famosa marcia allergica. Quindi è il classico campo in cui è molto importante una medicina di precisione, una medicina atta a prevenire. Quindi, Augusto, devi vivere 2000 anni soltanto per la frase che hai detto prima. Prevenire è molto importante perché è l'unica strada che noi abbiamo per mantenere la partita ancora aperta. E che cosa si può fare per prevenire? Innanzitutto per prevenire devi conoscere il nemico, e in questo momento mi viene molto d'aiuto un collega pediatra che lavora molto lontano da qua, lavora in Australia, è un grande surfista, però è anche un grande pediatra allergologo, e lui tira fuori questi dati. Che caspita sta succedendo in Australia negli ultimi 20 anni? Aumento del 300% dei casi di allergia alimentare, aumento di oltre il 300% dei casi di dermatite atopica, accessi in pronto soccorso sempre più numerosi. Questi dati sono identici in Italia. Se tu vai a vedere il database del Ministero della Salute italiano, negli ultimi 10 anni c'è stato un aumento del 400% di accessi in pronto soccorso per anafilassi da CIM. E che cosa è successo in Australia in questi ultimi 10-20 anni? È successo questo. La gente va a mangiare in questi posti, non va a mangiare quel bellissimo cibo pugliese che abbiamo avuto offerto qualche minuto fa. Questo è il classico argomento, per esempio, di medicina di precisione collegata al territorio, alla tradizione italiana, al bacino mediterraneo. Cioè, utilizziamo questa strategia per prevenire questo consumo. Il consumo di alimenti ultraprocessati, che è aumentato considerevolmente negli ultimi anni. Dobbiamo conoscere le patologie, dobbiamo conoscere l'epidemiologia, ma dobbiamo capire anche che caspita è cambiato in questi 10-20 anni di così forte. Gli antibiotici probabilmente no, altri farmaci probabilmente no, pollution forse negli ultimi 2 anni grazie al Covid siamo tutti a casa e anche sceso un pochettino. Quella cosa che è aumentata di più è stata l'abitudine alimentare. Mangiamo sempre più questa roba. Noi adesso abbiamo fatto molte indagini nei bambini campani, adesso un bambino campano 60-70% della quota calorica dipende da alimenti ultraprocessati.
Abbiamo fatto delle indagini nelle scuole di Arzano, il 40% di loro, bambini 4-6 anni, non erano in grado di riconoscere un kiwi o una pera, non l'avevano mai vista. Questo è lo scenario attuale a proposito di medicina di precisione, insomma dobbiamo andare di fronte a questo tipo di esigenze, perché purtroppo i dati sono molto forti. Ero prima al telefono, qualcuno forse mi ha preso in giro perché non mangiavo ed ero sotto la pioggia a parlare al telefono, erano dei signori della Ferrero, che ovviamente producono degli alimenti ultraprocessati, e stanno collaborando molto bene con noi per cercare di trovare delle soluzioni. Perché i problemi sono questi. Qua parliamo dell'intera medicina, alimenti ultraprocessati, maggiore rischio di malattie neurologiche. Chi di noi in famiglia non ha una demenza frontale, o un Alzheimer, o un Parkinson ormai? Malattie respiratorie, asma, malattie cardiovascolari. I primi sono stati i cardiologi a scoprire questo importante collegamento. Malattie gastrointestinali, malattie metaboliche, ovviamente obesità, sindrome metabolica. I ragazzi che lavorano con me adesso hanno dimostrato chiaramente, bambino obeso con sindrome metabolica. Bambino obeso vuol dire uno ciccione ma sta bene, bambino con sindrome metabolica uno che sta all'obesità e ha anche una serie di problemi. Qual è la differenza? Si pensava magari mangiano di più. La quota calorica è addirittura di meno in quelli che fanno sindrome metabolica, ma il problema è che cosa mangiano? Mangiano molti più alimenti ultraprocessati. E quello è sotto i nostri occhi questo fenomeno. E poi chiaramente il cancro, e poi alla fine della fiera è chiaro che un consumo eccessivo, sempre maggiore, di alimenti ultraprocessati, guardate che numeri in questo studio, parliamo di 10 milioni di soggetti, porta poi a un maggior rischio di mortalità, una riduzione proprio della vita. E noi chiaramente siamo molto attivi nella ricerca in questo senso, sappiamo esattamente quali composti della dieta ricca di alimenti ultraprocessati o cibo spazzatura, se vogliamo parlare più semplicemente adesso in questa bellissima sede, che cosa fanno. Per esempio creano una dipendenza nel gusto del bambino che vuole mangiare sempre queste cose, sempre di più, crea alterazioni del microbioma intestinale, crea attraverso un contatto diretto con le nostre cellule infiammazione, risposte allergiche, alterazioni metaboliche. E questo mai è vero in tantissimi studi. Queste sono per esempio le ragazze del nostro gruppo, andiamo a vedere una popolazione di bambini con allergia alimentare e popolazione di bambini che non hanno allergia alimentare, cosa mangiano? Non c'è partita, bambini che fanno l'allergia alimentare mangiano molto peggio di quelli che non fanno l'allergia. E poi abbiamo questi strumenti non invasivi per misurare l'accumulo nei tessuti di alcuni componenti di questi alimenti, soprattutto prodotti dell'irrigazione avanzata, che sono degli zuccheri e dei lipidi che si legano a proteine e lipidi, si legano a dei zuccheri, per esempio quando vuoi friggere, vuoi cucinare ad altissima temperatura, e si accumulano i tessuti e tu li puoi vedere e sono molto più elevati in coloro che faranno questa allergia. E poi la fortuna di lavorare in Federico II, che noi qualsiasi dubbio possiamo immediatamente andarlo a verificare in laboratorio, e quindi studi con questi alimenti ultraprocessati su cellule umane, vuoi epiteliali, vuoi cellule del sangue periferico, quindi cellule del sistema immunitario, sconvolgimento della permeabilità intestinale, sconvolgimento del metabolismo mitocondriale, sconvolgimento della risposta immunitaria verso una risposta molto allergizzante, molto infiammatoria, e quindi maggiore rischio di sviluppare allergie alimentari. Stiamo lavorando molto in questa direzione, non soltanto nei nostri laboratori, ma anche a livello europeo. Questo è l'ultimo documento che abbiamo sviluppato a livello dell'Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica, perché dobbiamo lavorare sì nei laboratori, nei nostri centri di ricerca, ma dobbiamo anche essere pratici e informare più velocemente possibile l'opinione pubblica su questo tipo di situazioni. Qua ti facciamo vedere chiaramente che questo tipo di alimentazione, ormai molto frequente nei bambini, ma anche negli adulti sempre di più, grazie al fatto che questi alimenti contengono questi composti vengono riconosciuti dai nostri recettori, che si chiamano RAGE receptor, i recettori delle allarmine, il nome già ti dice tutto, sono dei recettori altamente preservati in molte specie viventi per come segnali di allarme. E questo attiva una risposta infiammatoria, una risposta TH2, vuol dire che il nostro organismo risponde molto più facilmente a una risposta allergica. E poi c'è un effetto negativo sul microbioma per quanto riguarda la sua struttura e la sua funzione. Quindi c'è uno sconvolgimento della struttura del microbioma, c'è un'alterazione proprio dello strato di muco, che voi sapete è quella parte della mucosa intestinale che trattiene i batteri a contatto con le nostre cellule per creare un buon rapporto. Se questo strato di muco si sfalda, non c'è un rapporto abnorme tra i batteri del microbioma e le nostre cellule, infiammazione, allergie, bla 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 bla. E poi c'è un'aumentata produzione di alcuni lipopolisaccaridi,
Che cavolo fanno questi lipopolisaccaridi? Abbiamo anche queste tecnologie, possiamo purificare lipopolisaccaridi del microbioma intestinale, possiamo andare a vedere anche cosa differenzia un lipopolisaccaride di un batterio buono, microbioma sano, e un lipopolisaccaride di un batterio cattivo, che è meglio che non c'è nel nostro intestino, ma purtroppo se mangiamo molti alimenti ultraprocessati aumentano questi lipopolisaccaridi. Li possiamo purificare con delle tecnologie. Questo lipide A è come se fosse il numero di targa di, questo, di questi batteri cattivi. Andiamo a prendere delle cellule di sangue periferico di un bambino perfettamente normale, che diciamo a Napoli schiatta di salute, gli mettiamo questo lipide A e immediatamente si viene una risposta TH2. In 24 ore queste cellule si comportano come le cellule di un bambino allergico. La stessa cosa l'abbiamo visto nell'obeso e il normo peso. Prendi i mitocondri di un bambino sano, che è la centrale operativa del metabolismo del nostro organismo, e hanno una respirazione meravigliosa, sai, come un atleta che può fare anche 4 ore di corsa e non succede assolutamente niente. Invece il metabolismo mitocondriale di un bambino obeso è un guaio, meno della metà di quello, quindi come se io al metà percorso mi devo fermare, che sto morendo, ho bisogno di ossigeno. Se prendi i mitocondri di un bambino sano, gli aggiungi questi alimenti ultraprocessati, in 24 ore questi mitocondri si comportano come i mitocondri di un bambino obeso, in solo 24 ore. E questi lipidi A sono molto importanti, perché invece se guardi invece il bicchiere mezzo pieno, quindi allora i lipidi A, i lipopolisaccaridi del batterio buono, che cosa fanno? Fanno una risposta antiallergica, antinfiammatoria. E quindi immaginate in termini di medicina e precisione che importanza. Noi stiamo già lavorando per purificare questi lipidi A, e quindi usarli come biomarcatori di malattia precoci, oppure purificare i lipidi A buoni per poter fare una nuova generazione di postbiotici, per poter prevenire e trattare queste condizioni. E infatti, grazie a tutti questi studi del piano operativo della salute, del PNR, molte persone mi chiedono sempre: Roberto, ma che fate con tutti questi soldi? Facciamo cose del genere, una spin-off accademica che abbiamo chiamato NutriTech Lab, che è partita proprio qualche mese fa, il 2 agosto, che ovviamente abbiamo questo piccolo conflitto di interessi, l'abbiamo dedicato almeno in questa fase al paziente allergico, perché stiamo studiando da morire. Il paziente allergico ha delle carenze nutrizionali particolari, gli mancano una serie di cose, gli manca per esempio il DHA, i genetisti sono molto utili per noi, perché sapete il 25% dei bambini con allergia alimentare non riesce a sintetizzare DHA perché ha problemi di polimorfismi delle desaturasi. Quindi ha voglia di dare i precursori, non lo fanno, e voi sapete il DHA è molto importante non soltanto per il cervello e gli occhi, ma anche molto importante per il sistema immunitario, per la risposta antiallergica. E come possiamo farlo? Mettiamo in questo integratore qualcosa che serve a risolvere il problema malnutrizione, ma mettiamo in questo integratore anche qualcosa che serve a riaddrizzare il sistema immunitario verso una risposta TH1 antiallergica. Quindi abbiamo adesso tutta una serie di composizioni brevettate che presto saranno a disposizione dei consumatori, dei nostri pazienti. Immaginate questa cosa declinata all'infinito per il bambino con malattia autoimmunitaria, per il bambino con autismo, ci stiamo lavorando anche là, per il bambino con obesità. Lì abbiamo sempre due problemi. Io quando lavoravo in EFSA mi annoiavo molto su questo, perché si pensava soltanto alla nutrizione come un deficit nutrizionale. Quanto zinco ha bisogno Roberto Bernicanani per stare bene? 3 mg bastano in sufficienza. Ma quanto zinco potrebbe servire a Roberto Bernicanani per proteggerlo dalle infezioni? La risposta è 10 mg. E allora vogliamo pensare soltanto alla ciccia o alla magrezza, a un centimetro in più o un centimetro in meno, o vogliamo pensare in maniera più ambiziosa alla salute di questo soggetto? In quest'ottica si stanno incastrando questo tipo di iniziative. Questo tipo di iniziative che ovviamente, come dicevo prima, si possono declinare per tante altre patologie. Per esempio, una patologia che stiamo studiando molto bene col professore Sarnelli è l'esofagite eosinofilica, che è uno spauracchio ormai per il gastroenterologo. Anche noi in pediatria facciamo un sacco di diagnosi. Una malattia nuova, chi ha studiato a Bari o a Napoli 20-30 anni fa, non c'era il capitolo di libro dedicato all'esofagite eosinofilica. È una malattia comparsa sul pianeta Terra relativamente recente. Da che cavolo dipende? Cosa è successo in questi 20 anni di nuovo? Ve l'ha detto prima il mio amico australiano e ve lo ripeto, c'è stato un abuso di queste sostanze. E allora che si può fare? Si prendono delle biopsie che ci fornisce Giancarlo, i nostri gastroenterologi pediatri, di soggetti sani che fanno biopsie per varie altre patologie, vai a incubarli con gli alimenti ultraprocessati e di fatto in vitro induci la malattia. Risposta citochimica, risposta di mediatori della permeabilità della mucosa esofagea, risposta infiammatoria, accumulo di eosinofili nella mucosa esofagea in soltanto 24 ore.
da un esofago normale diventa un esofago di un soggetto che ha questa patologia così complessa. E addirittura ricerche di questo genere ci hanno permesso, grazie a Giancarlo, anche la dottoressa Carucci che è in sala, che collabora attivamente a queste ricerche, addirittura a capire che questa patologia dipende effettivamente da un accumulo di osinofili e che questi osinofili dipendono in gran parte da che vengono attirati da queste citochine sulla mucosa e quindi fanno poi questo danno molto importante. Per dirla facilmente, per noi detti ai lavori, questi bambini di fatto non riescono più a mangiare perché hanno una disfagia per i solidi tremendi. Noi facciamo molte volte le diagnosi perché, professore, siamo andati a mangiare al ristorante argentino, mi si è formato il bollo di carne qua, toglietemi qualcosa da qua perché non respiro più, è talmente devastata dal punto di vista morfofunzionale la motilità esofagea che non riescono più a mangiare, perché questi osinofili hanno distrutto completamente il tessuto. E questi tessuti, questi osinofili vengono effettivamente dal torrente ematico, ma grazie agli studi fatti con Sarnelli, Carucci, abbiamo visto anche gli amici di Brescia che gran parte di questi osinofili dipendono invece da una differenziazione in situ e quindi un nuovo meccanismo di malattia, a proposito di medicina di precisione. Quindi vengono dal torrente ematico, ma vengono anche da una differenziazione in situ attivata da questo evento ambientale avverso che determina un ulteriore aggravamento della patologia. 1 e 2. E anche qua parliamo prima di farmaci molto cari, biologici. Il nostro direttore sanitario odia me, odia Sarnelli, dice ma voi state facendo un sacco di cose belle, liste d'attesa infinite, un sacco di pazienti, chiunque vuole farsi curare da voi, ma quanto caspio ci state costando in termini di biologici? Come possiamo reggere il gioco? Una prima risposta è quella che ha dato Augusto prima, dobbiamo prevenire, quindi bisogna spiegare all'opinione pubblica questo fattore ambientale e cercare di prevenire il più possibile, ma anche magari tirare fuori qualcosa di buono dai farmaci biologici e dimostriamo chiaramente che il soggetto che trattato con un farmaco biologico molto, molto efficace per questa patologia non solo funziona nel bloccare la produzione di interleuchina 4, ma addirittura protegge l'organismo dall'aggressione di questi alimenti ultraprocessati. Questi sono i dati sui mitocondri che vi facevo vedere prima. Che differenza fa tra un bambino obeso, tra virgolette, non affetto da altre patologie e un bambino obeso affetto da sindrome metabolico, quindi dislipidemia, ipertensione, fegato grasso e via dicendo? Un'alterazione del metabolismo mitocondriale. E da chi lo induce? Lo induce un'eccessiva esposizione a alimenti ultraprocessati. E quindi questo che cosa sta determinando? Sta determinando che quando il bambino è già in gravidanza, o comunque nelle prime epoche della vita, noi in pediatria ci riempiamo la bocca del concetto dei primi 1000 giorni, dal concepimento al compimento del secondo anno di vita, se questo bambino ha questa traiettoria, ovviamente è protetto e quindi avrà meno patologie allergiche e meno obesità, ma se comincia questa traiettoria, più facilmente si svilupperà queste malattie. E queste malattie non sono, come abbiamo studiato a medicina, scollegate. Io non ci credevo, ma voi sapete che il Padre Eterno ha messo gli adipociti nei linfonodi mesenterici. E se sei ciccione, hai un sacco di adipociti nel tessuto mesenterico, che c'è un effetto iperplastico e ipertrofico, in pediatria questo è molto importante, soprattutto nei primi anni di vita. E più c'hai adipociti, ipertrofici, iperplastici, belli ciccioni, è il modo di dirlo, più si produce leptina. E leptina è il più potente inibitore naturale dei T-regolatori. E poi l'allergologo si lamenta che c'è un soggetto obeso con asma difficile e non riesce a trattare, e prescrive 3-4 biologici insieme e dice che non funziona il cortisone, non funziona questo, non funziona quest'altro, ma dobbiamo guardare da un'altra parte. Noi abbiamo un elefante in questa stanza e non ce ne rendiamo conto, e guardiamo l'immunoglobulina, la citochina o il biologico e spendiamo soldi. E non trattiamo in maniera multidisciplinare, in maniera di precisione, il paziente nella sua interezza. Guardatemi, che con Giancarlo e con Laura stiamo vedendo casi disperatissimi, gli cambi la dieta, la prognosi, il corso della malattia è completamente diverso, è come se fossero andati a Pompei a proposito di Campania. La diponectina fa la stessa cosa, la diponectina è il più potente modulatore dell'interleuchina 10, Treg e interleuchina 10, togli questi due cose, dimmi tu che cosa, un qualsiasi medico a qualsiasi titolo sta in questa stanza, capisce su di cosa stiamo parlando. E questo è quello che dobbiamo fare. Guardate come è fatto un linfonodo mesenterico di un soggetto obeso. Assento si vedono le cellule del sistema immunitario, è tutto adipe. Sono schiacciate anche dal punto di vista anatomico, ma c'è una tempesta di leptina che sta fregando completamente il sistema immunitario in questo momento.
E una delle alterazioni principali del soggetto obeso, del soggetto con malattia neurologica, con l'autismo, con l'allergia, con l'autoimmunità, è questa caratteristica, è un'alterazione del microbioma. E una caratteristica di questa alterazione del microbioma è una perdita di produttori di butirrato, questo acido grasso a catena corta così importante, 4 atomi di carbonio altamente preservati in tutte le specie viventi, c'è un motivo per cui ci sta. Con recettori da tutte le parti, dai capelli alle unghie, al cervello, ai polmoni, al sistema immunitario, agli enterociti e qualsiasi altro accidente di tessuto voi vogliate discutere questo pomeriggio con me. E gli obesi, i gravi obesi, hanno una carenza di butirrato. Quindi a proposito di medicina di precisione, un'idea tutta napoletana, ma a questo punto perché non la abbreviamo Berni Canani, diamo direttamente il butirrato a questo benedetto paziente. E lo stiamo facendo da tanti anni con un sacco di studi in vitro in cui nell'animale da laboratorio tu induci l'obesità creando consumo di cibi spazzatura o dando molti grassi, molti zuccheri, l'animale in 4 settimane fa l'obesità, ma se l'animale insieme a questi alimenti riceve butirrato non fa niente, non diventa ciccione, non ha sindrome metabolica, non ha alterazioni infiammatorie. L'abbiamo studiato per molti anni, guardate alcuni di questi lavori come sono vecchi e conosciamo tutto e alla fine siamo arrivati alla medicina di precisione del bambino obeso. L'anno scorso abbiamo pubblicato questo trial, il primo in pediatria, in cui abbiamo somministrato direttamente butirrato per ossa a bambini obesi e dopo 6 mesi soltanto c'era una significativa riduzione del BMI e tutta una serie di variabili. D'altra parte, per essere accettati su JAMA non è proprio facilissimo, diciamo così. E adesso stiamo creando anche là dei prodotti di medicina di precisione specifici per questi soggetti, per vanno incontro non soltanto alla malnutrizione per difetto o per eccesso, in questo caso per eccesso, ma quali sono le citochine, quali sono le vie metaboliche che possono essere targettate in qualche maniera e rendere la vita più semplice di questi soggetti. Quindi, per concludere, abbiamo cominciato con notizie negative e ve la ripropongo. Secondo la nostra Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica, entro 15 anni da adesso, il 50% di noi avrà almeno una patologia allergica. Immaginate i costi. Però adesso sappiamo da cosa dipende, conosciamo il nemico, sappiamo il ruolo importante della nutrizione in termini di facilitatore o possibile target di prevenzione per queste condizioni, e conoscere la nutrizione, i suoi effetti sul microbioma, i meccanismi genetici, epigenetici, ci sta aprendo un mondo in termini di medicina di precisione, soprattutto in termini preventivi, da pediatra ovviamente questa è la mia massima aspirazione, ma anche in termini di trattamento. Integratori, approcci nutrizionali personalizzati, di precisione a seconda della patologia, a seconda dell'età, a seconda del tipo di abitudine alimentare e di stile di vita di questo soggetto. Stiamo creando delle app. La prima app l'abbiamo chiamata i primi 1000 giorni, guidano la mamma dal primo trimestre di gravidanza fino al secondo o terzo anno di vita e monitora tutto, le abitudini alimentari, quante ore di sonno dorme il bambino, lo sport, tutte queste cose qua. Quindi si può fare, ci stiamo riuscendo a fare, quindi è molto importante che chiunque di voi a qualsiasi titolo faccia questa bella professione, cioè di avere a che fare con i soggetti che non malati e soprattutto i soggetti che non dovrebbero acquisire queste malattie, per promuovere questo tipo di idea. E per questo motivo io credo che adesso non ce la stiamo vedendo bene, ma a brevissimo la famosa curva di crescita di tutte queste malattie croniche non trasmissibili potrà finalmente fare così. E come se avete prestato attenzione a quello che vi ho detto, parliamo di tante malattie apparentemente diverse, ma che hanno un unico filo conduttore, lo stesso fattore ambientale o gli stessi fattori ambientali che stanno agendo su background genetico o combinazioni di fattori ambientali scatenando queste patologie. Quindi possiamo con un'unica strategia effettivamente prevenire queste condizioni o quantomeno rendere il decorso della malattia molto meno tortuoso e complesso e caro. Vi ringrazio per l'attenzione, ma fatemi ringraziare il mio gruppo di ricerca. Come potete vedere, a 360 gradi, dal letto dell'ammalato ai nutrizionisti, alla ricerca di base. Questo è il bello di lavorare in Italia, perché possiamo mettere a frutto non soltanto il nostro cervello, talvolta un po' più brillante e veloce nei ragionamenti, ma anche avere le tecnologie che grazie al PNRR, ma tanti altri finanziamenti stiamo ricevendo, e quindi è un momento d'oro per noi, e spero che questo momento d'oro della ricerca diventi poi un momento d'oro per la popolazione con un crollo di queste patologie croniche non trasmissibili. Grazie ancora.